L'infausta sera del 7 aprile 1944, noi eravamo nel nostro appartamento, eravamo intorno alla tavola, stavamo ancora recitando le preghiere, bussarono alla porta, andò ad aprire Anna, mia sorella, rientrò nella sala da pranzo, era sconvolta, dietro di lei due SS, altri due erano rimasti sulla porta di casa, mitra imbracciati come che andassero in un'azione di guerra. Naturalmente non conoscevamo il tedesco, però consegnarono un foglietto a mio padre, c'era scritto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori. Scendemmo al portone ci aspettava un'ambulanza. Davanti all'ambulanza c'erano due fascisti italiani, quello che aveva accompagnato la SS fino all'ottavo piano e un altro. Uno si rivolse a papà e disse: "Dici dove hai nascosto denaro, gioielli, li recuperiamo e domani sarete liberi." Erano sciacalli. D'altra parte sapevano perfettamente che nessuno di noi sarebbe mai ritornato. Salimmo su questa ambulanza. Dopo 5 minuti eravamo nel carcere di Gina Coeli. Papà disse ai ragazzi, evidentemente aveva capito che stavamo sprofondando in un abisso senza fine. Ragazzi, possono accadere delle cose terribili. Mi raccomando, qualsiasi cosa accada, non perdete mai la dignità.